La nostra prima esercitazione di laboratorio è dedicata alla creazione e all'utilizzo di un account di posta elettronica. Useremo un account messo a disposizione da Google. Quindi la prima operazione è andare al sito di Google. Notate che in alto vi è una barra in cui c'è l'elenco di alcune delle risorse messe a disposizione da Google. Noi dobbiamo cliccare sulla voce Gmail. Poiché è la prima volta che creiamo l'account, dobbiamo cliccare sul pulsante Crea un account. Inseriamo nome, cognome, a questo punto dobbiamo inserire il nome utente che consisterà poi anche nel nostro indirizzo email. Il nome utente deve essere composto tutto in minuscolo da nome e cognome, tutto di seguito senza simboli speciali. E se il vostro cognome eventualmente è all'apostrofo, basta semplicemente eliminarlo. Quindi, per esempio, D'Angelo, scriverete D'Angelo tutto attaccato senza l'apostrofo. Il numero che rappresenta il vostro anno di corso e la lettera che rappresenta la vostra sezione. Come password useremo tutti la parola laboratorio, seguita sempre di seguito dal numero che rappresenta il vostro anno di corso e dalla lettera che rappresenta la vostra sezione. Ripetiamo la password. Inseriamo la data di nascita. Il sesso, un indirizzo email attuale, se non lo possedete mettete qualcosa di fittizio, come in molti registrazioni a siti internet, dobbiamo dimostrare che siamo esseri umani e non è la registrazione automatica fatta da un programma di computer. Riproducendo, digitando nella finestra le parole che compaiono nell'immagine. Diciamo di sì alle due richieste di accettazione dei termini, clicchiamo su passaggio successivo. La registrazione è andata a buon fine, a volte può capitare che però compare una videata in cui vi chiede di inserire un numero di cellulare, al quale Google invierà automaticamente un messaggino SMS con un codice che voi dovrete riprodurre in una finestra di quella videata per completare, validare la registrazione. Come vedete, in questo caso non ci è stato richiesto da Google. Quindi possiamo proseguire al passaggio successivo. Andiamo alla Gmail, alla nostra mail, al nostro account di posta elettronica che abbiamo appena creato. Ora, per chi non sa usare la posta elettronica, clicchiamo sul pulsante Scrivi. Nella finestrava inserito l'indirizzo corretto del destinatario della nostra mail.
eventualmente vogliamo inviare la stessa mail a più persone, basta separare i vari indirizzi con un punto e virgola. Il campo CC, CC sta per copia carbone. Si usa questa modalità quando io voglio inviare una lettera a un destinatario e però voglio far per conoscenza voglio inviare la stessa lettera a un'altra persona. Quindi quest'altra persona non è il destinatario diretto della lettera, ma riteniamo che sia giusto che lui sappia che abbiamo inviato questa lettera alla prima persona e che si conosca il contenuto della stessa lettera. In questo caso, quindi il destinatario secondario non va messo nel primo campo perché non è il vero destinatario della lettera. Gli è inviata solo per conoscenza e quindi si mette nella sezione copia carbone, così lui sa perché gli è stata recapitata questa mail. CCN sta per copia carbone nascosto. Funziona come CC, però c'è una piccola differenza. Quando una persona riceve un'email, vede gli indirizzi di tutte le altre persone a cui è stata inviata eventualmente una copia della mail, sia nel campo A sia nel campo CC. Se io voglio inviare una mail a una persona e non voglio che il suo indirizzo compaia, sia visibile all'interno della mail, e quindi gli altri ignorino che anche questa persona ha ricevuto la stessa mail, il suo indirizzo lo devo inserire nel campo CCN. Quindi questo indirizzo che ho appena digitato non comparirà nel corpo della mail. Il campo oggetto non è un campo obbligatorio, ma è norma, diciamo, buona norma di etichetta, di gentilezza, inserire una breve sintesi del contenuto della mail. Così le persone che ricevono le mail, soprattutto se ricevono grosse quantità di mail, possono scorrere rapidamente l'elenco delle mail e leggendo l'oggetto della mail possono decidere con tranquillità se la mail va letta immediatamente, riveste carattere di urgenza, può essere letta successivamente, può essere ignorata e così via. La finestra principale è la finestra in cui inseriremo il nostro vero e proprio messaggio. Come notate, vi sono alcuni strumenti, per esempio per scrivere in grassetto, in corsivo, quindi per formattare il corpo della mail. Possiamo inserire la classica faccina. E così via. Eventualmente, se non siamo sicuri della nostra ortografia, possiamo anche far effettuare un controllo sugli eventuali errori presenti all'interno della mail.